Nome: Leonardo Caracciolo. Età: 60 anni. In quale lista sei candidato? Sono candidato in una lista civica Campagna in Rete per De Luca presidente. Perché un medico decide di scendere in politica? Perché non è possibile che ne restiamo fuori. Perché hai scelto De Luca? Perché è un uomo che fa. Ti senti un uomo di sinistra? Io non mi sento di appartenere a uno schieramento politico. Ho scelto il mio candidato presidente perché è un uomo del fare. E De Luca ti sembra un uomo di sinistra? Non l'ho scelto per questo, l'ho scelto perché è un uomo che le cose le fa. Essere di sinistra o di destra mi sembra un'etichetta che sminuisce le cose, non le migliora. Quali sono le difficoltà della campagna elettorale per un novello della politica? Difficoltà? Non sono in grado, per esempio, di capire le persone quando mi parlano se dietro di loro c'è un numero di consensi. Però è bello perché mi sembrano tutti altrettanto amici, tutti altrettanto vicini, e questo è bello, non è brutto. Che effetto fa lavorare in un ospedale sciolto per camorra come quello di Caserta? Ho vergogna e devo dire l'altro sentimento che provo è di riconoscenza per tutti i miei colleghi, gli infermieri, il personale che in un contesto così difficile mi ha permesso lo stesso di fare bene il mio lavoro. Ma la camorra è ancora presente in provincia di Caserta? Certamente sì, però io, se devo dire, per quanto mi riguarda, in questi giorni non ne ho sentito il peso, dove sono andato, incontrando le persone. Non mi voglio illudere che non ci sia più, certo che io non la percepisca non significa che non c'è, però è bello che non la percepisco. Quale sarà il primo punto che porterai in regione in caso di elezione? I giovani. Ridare un futuro ai nostri giovani. Prova a convincere un indeciso a votare per te. Mi ritengo una persona per bene, chi mi conosce sa che lo sono. Però essere una persona per bene non è l'unica cosa. Non serve a gestire il territorio, bisogna sapere amministrare. Amministrare bene il territorio, promuoverlo, valorizzarlo, e per dimostrare che sono in grado di farlo posso ricordare a tutti quello che ho realizzato nella mia attività, sia nel volontariato e sia nella gestione del mio reparto. Sono il primario della neurochirurgia dell'ospedale di Caserta. Tutto quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto sempre in salita, senza nessuna agevolazione, eppure siamo riusciti a portare il risultato.